cediamo in fermento, da casa un talento, una finalista, che bella vista, facciamo un casino con Giulia Molino. Buongiorno a Giulia Molino, buongiorno, permesso? Buongiorno, permesso, oh, permesso, prego, che bella, prego. Da che ora sei sveglia? Ah? Da che ora sei sveglia? Da che ora sono sveglia? Sono abbastanza mattiniera, quindi tipo verso le 8:30 già ero calata dal letto, rotolata dal letto. Trascorrono velocemente le giornate o com'è? Come te la stai vivendo in casa? Guarda, la situazione è un po' triste, nel senso che avrei tanta voglia di non so, di andare a fare una bella passeggiata sul lungomare di Napoli, a Mergellina. Però alla fine siamo chiusi in casa, in quarantena, e comunque ci stiamo dedicando alla musica, a scrivere, quindi non ci sta andando poi così male. Allora, meno di una settimana fa c'è stata questa finale avvincente di Amici, l'edizione di, siamo stati la Radio Parra, e tra l'altro abbiamo aperto anche il nostro studio romano. Tu hai trasmesso, hai fatto la DJ da noi? Sì, credo di sì. Sì, un po' di volte in realtà, un po' di volte. Che esperienza è stata per te fare la radio? È stata un'esperienza bellissima, infatti la prima cosa che dissi è stata: qualora non dovesse andare bene con il canto nella vita, voglio fare la speaker, prendetemi a fare speakeraggio. Ma tanto qui da noi c'è la mattina, insomma... No, noi siamo sempre aperti. Si cimentano in tanti, come vedi, Sabrina, Regina. Ciao, bella. E allora tenetevi presente. Va bene. Perfetto. Chi è Giulia Molino? Chi è Giulia Molino? Abbiamo preparato la scheda. Prego, Regina, sarà incomprensibile, ma la dobbiamo fare, il protocollo lo esige. Prego. Giulia Molino, nata a Scafati, sin da piccola mostra una grande passione per la musica. Artista poliedrica e cantautrice, rapper, oltre che interprete di forte carisma. Oh là là! Dopo diverse esperienze di formazioni, Giulia entra a far parte di Amici, di Maria e di Filippi. 2019 e arriva in finale. Molto seguita su Instagram, Giulia è apprezzata per la sua spontaneità e per l'amore verso la sua terra di origine. Giulia apprezzata, mi piace. Ogni brano va tutto bene. E con le Domenica di Maggio raggiunge il primo posto di maggio, iTunes. Siamo ad aprile. Oggi procediamo. Siamo ad aprile, vada. Come fa la Domenica di Maggio ad arrivare prima? È il titolo della canzone. Lei è anticipata. Ciao Giulia, tu hai anticipato, vero? Ah, il titolo della canzone. Sì. Scusate. Dai, arriva il punto forte. Ok. Oggi procediamo, presenta il suo EP, disponibile dal 20 marzo, dove troviamo anche i brani Niezke. Amore a lieto fine. Solo questo è rimasto. Non seguire. Cos'hai letto? Niezke. Nietzsche. Ah. È Nietzsche. Come il filosofo. Il grande Nietzsche. È proprio il filosofo. Sto volando. Ok. Rifatto. Dai, riprendiamo. Nietzsche. Dove troviamo? Niezke. No, Giulia, per favore, intervieni tu da casa. Io sto volando. Continuate, vi prego. Vai, dai con la tracklist, Regina. Okay. Nietzsche. Dove troviamo anche i brani Nietzsche? Amore. Nietzsche. Famoso, il superuomo. Nietzsche. Così parlò Zarathustra. Oh, sole, cosa saresti tu se non avessi da riscaldare? Nietzsche. La filosofia del superuomo, D'Annunzio, ci ha fatto la sua vita. È letteratura, è storia. E lei mi dice Nietzsche. Nietzsche. E io me ne vado con le dimissioni da questa vita. No, aspetta che posso migliorare. Mamma mia. Okay. Amore a lieto fine, solo questo mi è rimasto. Non sentire più niente, briciole. Ok, siamo. Bene. Giulia, di tu, guarda che io mi fa male. Va tutto bene, come dice Giulia. Va tutto bene. E visto che abbiamo fatto sta roba di Nietzsche, come mai hai fatto un pezzo che si chiama Nietzsche? Sì. Nietzsche, poi vabbè, la pronuncia tedesco. È soggettiva. Austriaco. E di cosa parli? Di cosa parla? Allora, Nietzsche parla comunque di un argomento abbastanza delicato,
che ho vissuto in prima persona, parla, descrive l'anoressia e descrive appunto la vita di una persona affetta da anoressia con tutti i disagi sociali dal disturbo comportati. E sicuramente Nietzsche, oltre che un grido di dolore, vuole essere un grido di speranza, perché anche se inizialmente ero un po' indecisa sulla decisione di cantarlo o meno, perché sono anche abbastanza cruda nel linguaggio, essendo comunque sensazioni che ho provato in prima persona, è molto diretta la comunicazione. Bene. Quindi pensavo che potesse essere magari indelicato, o magari avevo paura di condividere comunque. Cioè, incuriosito, andremo ad ascoltarlo sicuramente. In tutte nelle varie discipline dei finalisti eravate tutti top, insomma, ad altissimo livello, per cui insomma già arrivare ad una finale di un talent così, come dire, serio, importante. No? Sì, già un traguardo. Per cui, dopo un percorso formativo, anche insomma, è una grande e bella soddisfazione, no? Sì, ma io ero felicissima di essere arrivata in finale con Gaia, Nicola e Javier, perché sapevo che tutti e quattro avremmo meritato un'eventuale vittoria, quindi comunque in qualunque modo fosse andata io sarei stata felicissima, infatti è così. Vi sentite? Sì, con tutti in realtà, abbiamo il nostro gruppo WhatsApp e quindi ci sentiamo tutti i giorni, poi magari con alcuni nello specifico in privato. E i rapporti sono rimasti bello. Intatti, non erano di circostanza. Cosa farai oggi? Ecco, bella domanda. Cosa farai? A parte stare allora, in casa. Oggi resterò in casa. Ok. E penso che scriverò qualcosa o qualche bozza sparsa qua e là, e voglio cominciare a dare forma a qualcosa. C'è questo sole bellissimo, più che tanta ispirazione per scrivere. Non posso fare. È la condizione di tutti, cioè il sole splende, il sole, giornate di alta pressione in tutta l'Italia, per cui la condizione è uguale per tutti. Ascolta, noi siamo in onda tutte le mattine, tu la mattina alle 9 ti metti io sul canale 167 o ci ascolti, condividiamo qualche cosa, insomma fai parte della nostra famiglia, poi quando saremo tra virgolette liberi ti aspettiamo anche in studio, va bene? Assolutamente, sarebbe bellissimo ritornare. Ti rinnoviamo i complimenti e un abbraccio forte da tutti noi. Giulia Molino, un bacio. Ciao Giulia. Ciao Nietzsche! Nietzsche, il protocollo. Sì, sì. Cosa c'è alla fine? Giulia Molino, procediamo! È in diretta da casa, via Sky! Oggi procediamo, Nietzsche! Non Nietzsche, va tutto bene! Va bene Nietzsche! Va tutto bene! Giulia Molino!